Dopo il grande spavento è stato ritrovato lo youtuber scomparso nella Grande Mela. A scoprirlo in diretta la madre durante un'intervista a Chi l'ha visto. A ritrovarlo la polizia di Jersey City, completamente nudo e privo di sensi, probabilmente vittima di un attacco e rapina mentre tornava all'albergo. Gli aggressori gli hanno sottratto il cellulare, il portafoglio, gli occhiali da vista e persino i vestiti. Da chiarire se Cosimo, il vero nome del creator, sia stato drogato o colpito violentemente alla nuca. Avrebbe anche camminato per chilometri finendo nel distretto di Jersey City. C'è una cosa che però ha preoccupato parecchio i fan ed è il video che il ragazzo ha pubblicato proprio dall'ospedale di Jersey City. Infatti il ragazzo sembrerebbe spaesato e direbbe frasi sconnesse. Nel video infatti si vede anche l'amico dello youtuber continuare a piangere. Inoltre il ragazzo avrebbe perso anche la memoria. Infine, ciò che ha fatto maggiormente sospettare i fan sono le frasi pronunciate proprio da Cosimo. Il ragazzo dice finalmente di essere libero, ma potrà considerarsi veramente tale solo una volta arrivato in Italia. Ciao raga, sono Kazu. Innanzitutto ci tengo a ringraziare Cap per aver dato voce a mio papà e a mio fratello che adesso è di là. Noi siamo in ospedale a Jersey City. Siamo qui, sono libero, non sarò completamente libero fino a quando non sarò ritornato in Italia, ma ci siamo guys, ci sono. Tutto a posto, quello che ho fatto è stato semplicemente camminare. Ho camminato, andavo dritto, quando potevo decidere tra la sinistra e la destra andavo a destra. Non c'è cosa più semplice, seguire il proprio sentiero dritto. Quando non riesci e c'è il bivio tra destra e sinistra, vai a destra. Ciao!